Consideriamo ancora altri tre esempi. Rivolgendosi al suo allievo, l'imperatore Nerone, il filosofo Seneca dice: «Non idem universis finis est, omnes tamen in eundem locum tendimus». Non per tutti, non universis, idem finis est. La morte, finis, è idem, è la stessa. Tamen, tuttavia, omnes, tutti, tendimus, tendiamo, siamo diretti, in eundem locum, nel medesimo luogo. Il determinativo idem, usato in funzione di aggettivo, concordato con finis e anche con locum all'accusativo, istituisce una identità. La morte non è la stessa, cioè uguale per tutti, ma tutti siamo in cammino verso uno stesso luogo, eundem locum, che è uguale per tutti. Cesare sta dettando una parte dei suoi commentari De Bello Civili allo schiavo Sosia. Sosia scrivi, Cesar ab Arimino Marcum Antonium cum cohortibus Arretium mittit. Cesare invia Marco Antonio da Rimini con le coorti ad Arezzo. Ipse Arimini subsistit, ibique dilectum abere instituit. Lui stesso, cioè Cesare, si ferma a Rimini e qui decide di procedere all'arruolamento di altre reclute. Dilectum abere, procedere all'arruolamento. Il determinativo ipse, usato in funzione di aggettivo concordato con Cesar, al nominativo singolare, mette in risalto un elemento della frase rispetto ad altri, distinguendolo dal resto. In questo caso l'elemento è Cesare. Ipse ha quindi la funzione di sottolineare l'elemento con cui è concordato, qui per opposizione, perché mentre Antonio è diretto ad Arezzo, Cesare resta a Rimini per arruolare reclute nel suo esercito. Un ultimo esempio per concludere. Sempre Seneca, rivolto a Nerone, afferma: Socrates de morte disputavit usque ad ipsam. Anche qui il determinativo ipse, usato in funzione di aggettivo, mette in risalto un termine rispetto agli altri, questa volta intensificandolo. Socrate, dice Seneca, disputò, cioè fece riflessioni filosofiche sulla morte, de morte, fino alla morte stessa, ad ipsam, sottinteso, mortem, cioè anche fino in punto di morte.